Ragazzi, iscrizione gratis al canale e campanellina. In questo canale per gli utenti è tutto gratis e sarà sempre tutto gratis. Non costerà mai nulla guardare video e live. Anche live di cui ci fate costantemente i complimenti, soprattutto le live con il team. Io voglio ricordare una cosa per tutti i disagiati che insultano dietro ad una tastiera o ad una figurina. La loro libertà va di pari passo con l'assunzione di responsabilità, anche perché io ho fatto un paio di telefonate stamattina. Ci sono persone che dicono che parlano con altre persone, che non è assolutissimamente vero. Addirittura hanno detto che sanno tutto su di me, sanno dove abito, sanno che lavoro faccio. Quindi, siccome questa gente sa tutto di me, io mi sto informando anche su di voi. Anch'io voglio sapere più di voi a questo punto. Facciamo così. Voi sapete tutto di me e io cercherò di sapere più cose possibili su di voi. Vi ricordo che le vostre responsabilità vanno di pari passo con quello che dite, che accusate in maniera infondata. Questo purtroppo su YouTube, ragazzi, succede a gente che non ha nemmeno il coraggio di farsi vedere in faccia. Voi mettetevi nei panni di un poveraccio che insulta dietro una figurina. Pensate come è messo. Ma ce ne sono tanti, non mi riferisco ad una persona sola. Insultano dietro le figurine come quelli che scrivono i leoni da tastiera. Quindi ripeto a tutti questi leoni da tastiera che si nascondono dietro una figurina o dietro un logo, dietro un disegnino, che insultano. La loro libertà va di pari passo con l'assunzione di responsabilità e a volte non c'è bisogno di fare i nomi. Chi conosce la legge lo dovrebbe sapere, non c'è bisogno di fare i nomi. Non c'è nemmeno bisogno a volte. Comunque io ho già parlato con una persona che hanno sparato mille cazzate, io parlo con quello ha chiuso il canale per colpa di quello, tutte puttanate. Che gente dice di parlare con persone con cui non ha mai parlato. Io ho già parlato con chi di dovere. Poi dopo, siccome si sono informati su di me, ragazzi, io mi informerò totalmente su di loro. C'è gente che mi sta dando una mano per farmi capire con chi ho a che fare, solo per quello, solo per curiosità. Ci mancherebbe. Solo per curiosità. Vediamo chi sono questi disagiati che rompono i coglioni. Anche perché, se mi volete rompere i coglioni, almeno fatevi vedere in faccia, no? Io buono. Che esempio date? Che vuoi fare l'uomo duro? Fatti vedere in faccia. Io sono qui. Sai tutto di me. Io non so nulla di te per ora, ma a breve saprò anch'io tutto di te. Non ti preoccupare. Saluto Chris di Clan Interista che mi dava due numeri su ed ha ragione perché ne parlavamo anche l'anno scorso. Uno dei segreti di questa squadra, ragazzi, è anche la fase difensiva, perché Inzaghi, i numeri di Inzaghi prendeva un gol a partita anche quasi l'anno scorso, la Lazio lo stesso prendeva tantissimi gol, quest'anno prendiamo molti meno gol. E riepilogando un po' i numeri, annate della Lazio di Inzaghi, gol presi 56, 55, 51, 52 e 49. Da noi 32 anni l'anno dello scudetto regalato al Milan, 42 gol l'anno scorso, quest'anno prendiamo molti meno gol. Abbiamo la miglior difesa e abbiamo il miglior attacco. Quindi è questa una componente fondamentale, diciamo, del successo attuale, la fase difensiva che è migliorata. Inzaghi ha fatto una crescita, bisogna riconoscerlo. Io l'ho criticato tante volte, non ho problemi a dirlo. Ma Inzaghi come allenatore sta crescendo perché, ripeto, non ha questa super rosa che vogliono far credere i giornalisti, non ha nessuna super rosa Inzaghi. E vi dirò di più, ragazzi, uno tra Arnautovic e Sanchez a gennaio deve andare via dall'Inter. Perché sono due giocatori che non ti possono dare nulla. Secondo me Sanchez può dare qualcosina in più di Arnautovic. Arnautovic è un giocatore, l'abbiamo visto ieri, in una partita in discesa dove vinci 3-0 non tocca palla. Cioè, io non ti dico di fare tre gol, ma sono giocatori ormai alla frutta. Arnautovic è un giocatore che puoi mettere solo quando sei in vantaggio, perché non è un bomber, non faceva gol quando era giovane, tantomeno li fa ora a 35 anni. Arnautovic lo metti per tenere palla, per alzare la palla se c'è bisogno,
È bravo nello stretto, tecnicamente, è bravo a fare inserire i centrocampisti, ma è un giocatore che puoi mettere quando vinci 2-3-0, per fare tipo ieri. Ed è stato molto bravo Inzaghi, attenzione, perché Thuram è stanco, ragazzi. I giocatori come Thuram, che vanno sempre uno contro uno, che fanno le finte, doppi passi, sfruttano tantissimo le ginocchia. Quindi quelli sono giocatori che giocano in una maniera usurante, perché è l'unico che salta l'uomo, Thuram. In maniera pulita, perché il francese decide come andarti via, se di potenza, di velocità o di tecnica. Lui, quando ha l'uomo davanti, decide come andare via all'uomo e gli va tolta la clausola. Quindi, a mio avviso, io so che se rimarrà il cinese fino a quest'anno, secondo me la nuova proprietà si affaccerà il prossimo anno, ad anno nuovo inoltrato, per come la vedo io. Spero di svegliarmi domattina e di non vedere più il cinese. Tra l'altro, non lo so dove è il cinese, ragazzi. Ma uno tra Arnautovic e Sanchez deve andare via. Bisogna riconoscere gli errori. Bisogna riconoscerli. Perché questo allenatore, questi 14-15 ragazzi hanno fatto non bene, di più. Bisogna fargli complimenti. Io per primo di Inzaghi che ho criticato. Non ho problemi, te lo ripeto, a dire che ho criticato Inzaghi. Ma bisogna fargli complimenti perché stanno strizzando tutto fino all'ultima goccia di sudore. Non roviniamo tutto perché non abbiamo un euro. Come quando abbiamo preso Gosens in prestito dopo 7 mesi che era fermo, serve un attaccante. Ed uno tra Sanchez e Arnautovic a gennaio, bisogna riconoscerlo di aver sbagliato e darli via. Te mi dirai, Giuse, chi prendi l'attaccante senza quattrini? Lo so, ma non sono io che prendo 5 milioni all'anno. Sono loro che devono trovare il modo. Prestito, scambio, prestamelo 2 mesi. Siamo amici, poi te lo ridò. Non lo so, lo devono trovare loro. A questa squadra manca un attaccante. Mancherebbe anche un difensore centrale. Anche Mkhitaryan. Bisogna trovare anche un sostituto di Mkhitaryan, perché in panchina l'allenatore non vede nessuno come sostituto di Mkhitaryan. Anche se secondo me Aslani, per dirti, io lo proverei anche a mezzala al posto di Mkhitaryan. È vero che ci possiamo permettere il lusso di avere Frattesi in panchina, ma l'allenatore lo vede in un determinato contesto e in un determinato ruolo. Non sono io l'allenatore. L'allenatore è lui. E ad oggi a questo allenatore gli puoi dire poco. Perché a me l'anno scorso mi ha fatto incazzare tanto, l'anno dello scudetto del Milan mi ha fatto incazzare, ma quest'anno Inzaghi sta strizzando tutto fino all'ultima goccia di sudore, perché ha dei giocatori impresentabili in rosa. Impresentabili. Quindi tra uno, tra Arnautovic e Sanchez, via, e va preso un attaccante sano. Ciao Inter.